progetto Vivi la Strada, sul tema dell'emergenza delle rappresentazioni nella mente degli studenti, trattiamo oggi di una questione strettamente tecnica con uno psicologo clinico, dottor Corrado Zoppi. Ci appoggia, sotto il profilo pedagogico, il professor Porcarelli, che ha progettato l'intera serie. Il punto di partenza dal quale muoviamo è la differenza tra virtuale e reale. Il tema delle rappresentazioni sta di per sé nel mondo della virtualità. Ma oggi il tema della virtualità si connette, oltre che con quello che abbiamo in mente, con elementi reali, gli smartphone, ad esempio. Dunque, dal punto di vista della psicologia clinica, il tema del rapporto tra virtuale e reale quando si ha in mano sulla strada, visto che è di questo che parliamo, uno smartphone, un elemento che ci connette direttamente con la realtà virtuale. Come si colloca? Come si inquadra? Partiamo da qui. Allora, questa è una tematica, lo sappiamo, fondamentale, soprattutto per noi che abbiamo, come dire, un ruolo educativo, abbiamo a che fare con gli adolescenti, con i giovani al giorno d'oggi, è una tematica centrale, cioè il rapporto tra virtualità e realtà. Ora, noi sappiamo perfettamente che i giovani al giorno d'oggi usano gli smartphone, usano i social, soprattutto in un qualche modo per elaborare una propria identità. Noi sappiamo che in adolescenza uno dei compiti fondamentali dell'adolescenza è quello di elaborare una nuova identità, deve abbandonare l'identità infantile, in un qualche modo anche la sicura identità infantile, potremmo dire, per un'identità adulta che è ancora incerta. Ora, la virtualità ha il grande pregio, per certi versi, di dare l'idea all'adolescente di poter sperimentare diverse identità con un bassissimo percentuale di rischio. Ora, in realtà noi dobbiamo portare gli adolescenti a fare un passo importante, che è questo. La realtà, anche se limitata, è sicuramente un luogo più autentico, certo, più rischioso anche in cui giocare la propria vita, però è il luogo in cui siamo chiamati a realizzarci come persone. Questo gli adolescenti lo capiscono, però ne hanno anche paura. La virtualità dà sicurezza, perché in un qualche modo io posso legarmi a delle persone e con un clic disconnettermi, mentre invece nella realtà questo è molto più complesso. Creare una relazione, creare un'amicizia, mettersi insieme ad una ragazza, affrontare la fatica anche di rompere un'amicizia o di rompere un legame con una ragazza, nella realtà è sicuramente più faticoso. Però dobbiamo accompagnare gli adolescenti a capire che la virtualità deve essere a servizio di poter vivere in modo più vero e più presente la realtà con tutti i suoi limiti. Questi elementi di virtualità si collocano però all'interno di una realtà che io sto pensando quando sono molto giovane e vivo in un mondo mentale particolarmente ricco e ho uno smartphone in mano e attraverso una strada, vivo contemporaneamente nei due mondi. Questi due mondi sono in realtà entrambi pensati, dando luogo entrambi a delle rappresentazioni. Ora, in psicologia clinica tu mi hai spiegato prima, parlando, preparando, questo nostro video mi hai spiegato prima questo concetto di mentalizzazione del proprio corpo, quindi di un passaggio molto complesso. Ce lo puoi chiarire in termini tecnici, per favore? Sì, questa è una tematica fondamentale dell'adolescenza ed è una tematica anche condivisa dagli psicologi, insomma dai professionisti del settore, fondamentale nella società di oggi, cioè il rapporto col proprio corpo. Paradossalmente sembra che la nostra società sia materialistica sotto questo aspetto, che dia molta importanza al corpo. In realtà, spesse volte possiamo vedere come si stia assistendo anche ad un processo di smaterializzazione del corpo, di virtualizzazione del corpo, cioè il corpo un po' ce lo stiamo perdendo in qualche modo. Ora, la grossa fatica degli adolescenti qual è? Innanzitutto il processo della pubertà ricorda ha ricordato a tutti noi che l'infanzia è finita, cioè c'è in un qualche modo un orologio biologico che ad un certo punto scatta e che fa modificare il nostro corpo. Ora, i caratteri sessuali secondari cominciano a svilupparsi e ci viene ricordato che siamo in un qualche modo unici, limitati e fatti per una relazione. Ora, fondamentalmente l'adolescente deve elaborare, si dice in psicologia, un lutto, cioè deve elaborare una perdita. Che cos'è che deve elaborare l'adolescente?
la perdita di un corpo infantile, con tutti i significati che poteva portare. Cioè un corpo dipendente, un corpo che era cure, che era oggetto di cure affettuose, un corpo gratificante, per certi versi anche un corpo onnipotente. L'adolescenza, con l'inizio della pubertà, ti ricorda che in realtà il tuo corpo chiede di essere accettato nel suo limite e nella sua capacità relazionale. Questo è uno dei passaggi decisivi dell'adolescenza, cioè la capacità da parte dell'adolescente di integrare in una visione di sé il proprio corpo. Scusa, prego. Una riflessione su questo, anche da un punto di vista pedagogico, si allarga di un cerchio rispetto alla mentalizzazione del corpo, proprio raccogliendo questa riflessione sul tema dell'accettazione del limite. Se c'è un elemento che diviene sempre più importante dal punto di vista educativo, che deve accompagnare, a mio avviso, il bambino fin dalla scuola dell'infanzia, e certamente farsi intenso in età adolescenziale, è la attitudine a misurarsi con un senso di serenità, quasi di normalità, con un insieme di limiti che derivano in parte da dentro di noi, dalla nostra corporeità, in parte anche dalle nostre capacità intellettuali, nel senso che noi non possiamo, che so, apprendere per magia, bisogna apprendere con fatica, e che dipendono in parte anche dal contesto in cui ci troviamo a vivere. Quindi ci sono limiti che si generano dentro di noi, limiti che sono endemici alla condizione dell'umano e limiti che si collegano ai contesti sociali, compreso quello stradale, in cui ci troviamo a vivere. Ecco, questa accettazione serena del limite io credo che sia un obiettivo educativo fondamentale che diviene strategicamente importante, specialmente in adolescenza. Questo tema del limite è così importante nella nostra esperienza degli adolescenti che vale la pena approfondirlo sotto il terreno pedagogico e sotto quello psicologico. Di cosa stiamo parlando quando parliamo di percezione del limite? Di qualcosa che appartiene alla sfera dell'immaginario? O di qualcosa che nell'adolescenza viene realmente misurato sull'esperienza? Comunque è una mentalizzazione del proprio corpo in entrambi i casi. Certo, allora, quando parliamo di limite dobbiamo tener conto di una cosa molto semplice. Il limite in un qualche modo ti definisce. Cioè un'identità senza limiti in un qualche modo, come dice, no, secondo il famoso sociologo Bauman, diventa liquida. Quindi diventa fondamentalmente il contrario di un'identità. L'identità si caratterizza, si dice in psicologia, per una sorta di stabilità e di chiarezza di confini nel tempo e nello spazio. È chiaro che in adolescenza questo è uno dei temi più importanti e più scottanti, cioè il non poter essere ciò che si vuole, secondo cioè il non poter essere ciò che si vuole senza limiti, ma il dover essere in un qualche modo accettando alcuni limiti, vedendo in quei limiti la possibilità di una propria realizzazione. E questa è la sfida di noi adulti nei confronti degli adolescenti per quanto riguarda anche il limite, cioè educarli al fatto che il limite non è contro di te, ma è per te. Il limite è a tuo favore. In un qualche modo, nella tua fatica di mentalizzare anche il tuo corpo, che in un qualche modo ti sta imponendo un progetto biologico, ti sta anche imponendo dei limiti, ecco, in questa accettazione non c'è un qualcosa di contro di te, ma c'è un qualcosa che ti permette di definirti. Ecco, mettendo insieme quello che avete detto entrambi, i livelli sui quali ci collochiamo diventano tre, non solo due. Uno è quello corporeo, l'altro è quello psichico, ha sottolineato l'elemento sociale. Questo limite sta in un contesto che è fisico, per carità, ma è anche sociale, di relazioni con gli altri. Questi tre livelli, dal punto di vista dell'immaginario, si integrano facilmente o è molto complessa la loro integrazione? Com'è nella esperienza clinica dell'adolescenza? Allora, questi sono, diciamo, tre livelli che si integrano con grande fatica nella mente adolescente. Sono i tre livelli di cui potremmo dire è
composta è la persona, no? Una dimensione biologica, una dimensione psicologica ed una dimensione sociale. Spesse volte nell'adolescenza e ahimè anche a volte in tanti adulti, queste componenti sono separate, sono mantenute distanti, in compartimenti stagni. Cioè spesse volte nell'onnipotenza adolescenziale si pensa che una cosa che tu fai col corpo non riguarda la psiche e non riguarda le tue relazioni. Oppure una cosa che tu fai e che vivi solo da un punto di vista emotivo, l'adolescente pensa che riguardi solo quella sfera lì e non riguardi invece anche la sua corporeità e le sue relazioni. Ora, la grande fatica qual è, la scommessa anche qual è, di un percorso che cerca di educare a delle scelte sane di vita gli adolescenti, aiutarli ad integrare queste dimensioni, ad integrare il fatto che siamo una dimensione biologica, psicologica e relazionale, che non si possono separare, perché separare vorrebbe dire disintegrare, cioè non integrare ciò che dovrebbe essere unito. Allora, non si possono separare, si devono integrare, ma non sono assolutamente la stessa realtà. Sono realtà che rimangono separate e vanno integrate. Quando noi le andiamo a studiare dal punto di vista del far emergere le rappresentazioni, come stiamo facendo in questa serie di video, facciamo emergere tre realtà diverse. Il lavoro dell'insegnante con i propri studenti adolescenti, fermo restando che io adulto posso non avere ben integrato questi tre livelli, lo hai detto prima, non è assolutamente detto che questo percorso sia facile, nemmeno per un adulto. Fermo restando questo, quando emergono queste rappresentazioni? Le dobbiamo far emergere in maniera separata e studiarle separatamente o dobbiamo studiarle nella loro integrazione? Io penso che sia fondamentale con gli adolescenti da subito proporgli un'integrazione di queste tre dimensioni. Da subito, quindi vanno proprio studiate nella loro integrazione. Nella loro integrazione, poiché i giovani adolescenti hanno bisogno di adulti che li educano fin da subito, già nella modalità di far vedere loro come sono integrate queste dimensioni, come possono essere integrate. Faccio un esempio. È facile che negli adolescenti possa emergere, per esempio, una percezione del corpo come con un alto valore simbolico ed espressivo, e chi ha a che fare con gli adolescenti lo vede molto bene, cominciano ad adornarsi, a truccarsi, passiamo dai tatuaggi, eccetera. Questo vuol dire che è una fatica che stanno facendo in un qualche modo attraverso il corpo per elaborare una propria identità, ma anche, per esempio, per molti adolescenti il corpo è anche spesso punito, visto come un oggetto quasi esterno da sé, perché quel corpo mi sta portando via l'infanzia. Allora va anche saggiato nel suo limite, va anche a volte punito. Posso anche accettare delle trasgressioni che in un qualche modo possono anche prevedere una sofferenza del corpo, perché questo corpo mi sta portando via un qualcosa di bello. Allora, è importante con i giovani adolescenti, con gli adolescenti, far emergere le loro rappresentazioni riguardanti al corpo, e nei momenti in cui ci accorgiamo che questo corpo è vissuto quasi come un oggetto esterno da sé, ecco, aiutarli ad integrarlo in una visione unitaria con l'aspetto psichico e sociale. Quindi, tecnicamente, nello studio delle loro rappresentazioni, tu ci stai dicendo che dobbiamo evitare di studiarle separatamente, ma dobbiamo integrarle. Quindi vedremo poi in altre sedi come fare questa integrazione. Ma siamo in presenza di elemento di rischio molto forte. Nella adolescenza abbiamo esperienza comune della sfida addirittura della morte, quando andiamo alla ricerca di questo limite che abbiamo evocato. Allora, trasgressione, rischio, addirittura sfida alla morte, vanno considerati nella normalità del percorso dell'adolescenza? Come deve fare in sede semplicemente di studio, perché questa è la sede nella quale ci muoviamo, stiamo studiando le rappresentazioni della mente, quindi non stiamo intervenendo. Cosa deve fare l'adulto docente in aula e i suoi e le persone che lo accompagnano, lo psicologo, il sociologo, eccetera, quando intervengono nella scuola in una qualche attività, o la polizia stradale quando interviene nelle lezioni di educazione stradale, eccetera, eccetera? Come ci si deve rapportare su questi elementi di rischio? Allora, questi sono elementi di rischio che chi lavora con gli adolescenti deve conoscere molto bene e soprattutto deve imparare. E per noi adulti a volte è difficile fare questo, perché magari è un'elaborazione che noi abbiamo già fatto, però è come se dovessimo fare la fatica di ritornare a nostra volta adolescenti per capire come ragiona un adolescente. Ora, qual è il rapporto dell'adolescente con il rischio, con la trasgressione o addirittura con la morte?
Innanzitutto è chiaro una cosa molto semplice, però molto forte. All'adolescente viene ricordata costantemente il limite, il proprio corpo raggiunge l'apice della maturazione e proprio per questo gli ricorda che avrà una fine. Cioè il tema della morte diventa importante in adolescenza. Spesso gli adolescenti si immaginano il proprio funerale, spesso gli adolescenti hanno a che fare con condotte che in un qualche modo vanno ad esorcizzare la morte, la vanno ad avvicinare. Questa è una tematica molto molto importante, cioè in adolescenza è chiaro che l'adolescente ha a che fare con la fatica di costruirsi una propria identità e questo avviene anche talvolta trasgredendo alcune norme, accettando alcuni rischi e addirittura a volte avvicinarsi anche in un qualche modo al tema della morte, a volte solo pensata, altre volte in casi più devianti anche con degli agenti. Che cosa significa per noi adulti? Come avvicinare questa tematica con gli adolescenti? Una cosa importante è questa, capire che minacciare, per esempio, la morte come conseguenza di alcuni agiti, è chiaro che è un dovere che l'adulto deve ricordare, ma dobbiamo tenere molto ben presente che secondo la mente dell'adolescente questa cosa potrebbe non sentirla come in un qualche modo sufficiente per poter smettere quel comportamento. Anzi, addirittura in certi comportamenti minacciare la morte fa acquisire a quel comportamento un fascino particolare. Pensiamo alla questione delle sigarette. Noi vediamo su tutti i pacchetti delle sigarette la frase che in un qualche modo minaccia una conseguenza fisica dal tumore, eccetera. Noi abbiamo visto, e si è visto che lavora con gli adolescenti, che questa cosa non è minimamente sufficiente. Perché? Perché l'adolescente, cioè, per certi versi, è affascinato da un comportamento che prevede una trasgressione o può prevedere una conseguenza negativa sul proprio corpo. Ora noi dobbiamo tenere presente che l'adolescente ha a che fare con queste tematiche, ha questa rappresentazione della trasgressione. La nostra sfida come adulti che hanno a che fare con gli adolescenti è questa, non tanto quella di legare una minaccia fisica possibile ad un comportamento, ma è quello, come appunto si cerca di fare in questo progetto, di aiutare l'adolescente a capire il perché si trasgredisce, che cosa sta cercando, far capire che come adulto noi sappiamo che lui ha a che fare con la trasgressione, con il rischio e vogliamo aiutarlo a mentalizzare quello che sta vivendo, di dargli un nome, di verbalizzarlo, di riconoscere cosa ci sta dietro. Allora è così che l'adolescente può cominciare in un qualche modo ad avere degli agiti che sono meno impulsivi, meno infantili e cominciano ad essere in un qualche modo più maturi perché simbolizzati all'interno della propria testa. Mario, per me su questo discorso, che è veramente importantissimo, noi adulti abbiamo due tipi di fatiche. La prima fatica è quella di rappresentarci il mondo dell'adolescente. Teniamo presente che comunque, anche come attestato in letteratura, per generazioni e generazioni l'immagine dell'uomo virile, per esempio, che esce vittorioso dal confronto con la morte, in guerra o dove che sia, è proposta come una rappresentazione positiva, quindi come un modello da imitare. Uno oggi come oggi non lo trova in termini altrettanto significativi, ma ci sono testimonianze disseminate lungo tutto il corso della storia della letteratura. E quindi in questo senso anche metterci nei panni dell'adolescente diventa difficile. In secondo luogo, ci è difficile accogliere questo vissuto senza immediatamente giustapporre a questo vissuto un nostro messaggio che in qualche modo percepiamo come rassicurante per noi. In fondo, il discorso che faceva Corrado, cioè il messaggio sul pacchetto di sigarette non incide particolarmente sul vissuto del giovane, ma rassicura l'adulto, detto in termini anche un po' più pedestri, volendo rassicura anche i monopoli di Stato che guadagnano dalla vendita di quel pacchetto e contestualmente mandano il messaggio sta attento che fa male. Ecco, quindi in questo senso questa sindrome, questa tentazione da parte nostra di allegare immediatamente a
all'ascolto del vissuto, il nostro messaggio, anche se inefficace, è un elemento con cui noi stessi dobbiamo fare i conti. Scusate però, state sposando una tesi di questo tipo, state dai due punti di vista pedagogico e psicologico. Io insegnante, quando studio le rappresentazioni degli studenti, gli elementi di simbolizzazione che loro hanno in mente e li faccio emergere e quindi rendo loro coscienti di questi elementi, devo mantenere la più rigorosa avvalutabilità? Devo... Mario, preciso meglio il discorso. Mentre ascolto, non parlo. Cioè, potremmo dire... mentre do all'interlocutore la percezione chiara che è vero che lo sto ascoltando, deve essere vero che sto ascoltando. Non devo avere la preoccupazione di sovrapporre la mia parola al momento dell'ascolto. Verrà tempo per lanciare i messaggi, ma è essenziale che non ci sia una sovrapposizione tra il momento dell'ascolto, perché non è uno studio, non sono delle cavie che stiamo studiando in laboratorio, sono i ragazzi con cui abbiamo a che fare. Quindi io, mentre ascolto, ascolto. Ed è vero che sto ascoltando. Verrà il tempo di condividere con loro anche un messaggio di tipo propositivo, dopo che li ho ascoltati. Su questo vorrei aggiungere una cosa molto molto vera. Noi dobbiamo stare attenti a non proiettare, soprattutto la nostra generazione, quella generazione di quelli un po' più anziani di me, di proiettare i nostri vissuti su quelli dei giovani d'oggi, perché c'è una profonda differenza. Prendiamo adesso sulla trasgressione, stavo parlando di questo, per questo che l'ascolto è importante. Una volta la trasgressione, ancora oggi, nell'adolescenza, è vissuta come metto in crisi le norme, la legge, in qualche modo, e questo mi definisce, mi fa sentire autonomo, è uno sperimentare una nuova libertà, una nuova capacità di autonomia. Quindi la trasgressione un tempo aveva un valore di contestazione, anche di un ordine precostituito. Oggi non sembra che sia così. I giovani trasgrediscono spesso per noia. Trasgrediscono spesso perché hanno una grossa incapacità a tollerare le frustrazioni, cioè a sopportare delle sofferenze. Quindi c'è tutto un contesto che si è modificato e anche la trasgressione, benché il comportamento rimanga identico, affonda le proprie radici in motivazioni di vissuti molto differenti. Per questo è importante per noi adulti metterci veramente in ascolto degli adolescenti e dare un messaggio importante. Quello che tu stai vivendo con gran confusione può essere chiarito e può essere compreso. Questo solitamente genera nell'adolescente anche una grande pace ed una speranza che la confusione che stanno vivendo non è sicuramente destinata a non finire. Insomma. Quindi, il solo ascolto, senza valutazione nel momento dell'ascolto, ha un elemento di rassicurazione, in quanto tale. Me lo confermate? Senz'altro. Sì, è fondamentale per loro vivere questa esperienza, certo. Ma anche per noi, per poi pensare quali possono essere le operazioni, i comportamenti, ma anche le rappresentazioni, le condotte che vogliamo proporre ai giovani di oggi e non a quelli del passato. Tutto questo è ovviamente molto controintuitivo, viene da agire diversamente quando ci si trova di fronte all'emergere di rappresentazioni di questo tipo. Vedremo in un video successivo quali elementi di particolarità ci sono nei vissuti maschili e in quelli femminili. Al momento ci fermiamo qua, riprendiamo questo discorso sul tema del maschile e femminile in un altro video.